Io vi voglio ringraziare e qua inizia il grande lavoro assieme con voi. Grazie. Volevo solo dire a tutti, questo è l'esempio di come si può fare campagna elettorale a costo zero, perché il valore sono le persone, non sono i soldi, e siamo qua, nessuno di noi ha preso un euro. Buongiorno a tutti, sono Ivan, esponente della lista 5 Stelle. Non è facile parlare dopo che tutti hanno detto tutto, soprattutto. Volevo solo fare una precisazione importantissima, che sarà anche la degna frase o comportamento della nostra campagna elettorale. Nella nostra lista, Movimento 5 Stelle Portogallo, non esiste un sindaco, non esiste un vice sindaco, non esiste un capo lista. Esiste un gruppo di cittadini, e tutti insieme andiamo avanti e porteremo avanti quelle cause che ci siamo prefissi sin dal primo minuto che ci siamo messi in circolazione. Dopotutto, siamo arrivati qua non tanto per esporci pubblicamente, per farci vedere siamo belli, siamo brutti, siamo capaci di fare questo, siamo capaci di fare quello. Siamo qui perché rappresentiamo, come prima accennato precedentemente Fagotto, siamo qui per rappresentare tutta la cittadinanza. La cittadinanza che dopo tutti questi anni è esasperata, e sostengo, sottolineo, esasperata da tutta questa situazione. Chi sarà responsabile, questo lo vedremo alle prossime elezioni. Le prossime elezioni sarà un punto fondamentale di partenza per questa città. E sono convinto, e questo ve lo garantisco, che ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti. Brevemente, io sono Vicenzino, sono nel Movimento 5 Stelle da 3 anni. Abbiamo fatto veramente dei grandi sforzi anche qua a Portogallo per raccogliere adesioni, per fare aumentare la partecipazione. Quello che voglio dirvi è finito il tempo delle deleghe. Fare una X e poi per 5 anni starsene a casa, succede quello che sta succedendo. Tutti i nostri voti sono andati messi là e loro hanno fatto tutto quello che hanno pensato opportuno per loro. L'importante che il Movimento 5 Stelle vi vuole far capire è che noi abbiamo bisogno della partecipazione. Noi saremo dei portavoce ai quali voi tutti i cittadini dovrete venire a dirci che cosa andare a trattare. Ultima cosa, lo strumento che noi vogliamo portare a favore dei cittadini è la democrazia diretta e referendum a quorum zero. Referendum che speriamo ce lo facciano portare, in modo tale da coinvolgere i cittadini per ogni scelta che va fatta, o per il numero più alto possibile di scelte che deve fare il sindaco, dopo che avrà sentito e i cittadini avranno dato il loro consenso. Ecco, io vi ringrazio e auguri a noi.